Cari lettori di Trieste Caffè, benvenuti nella prima parte di Un Capo in B di oggi. Nostro ospite, gradito ritorno, un caro amico di Trieste Caffè, il capogruppo di Lista Punto Franco e Lista Russo in Consiglio Comunale, Paolo Altin. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie, abbiamo anche il caffè. Grazie. Eccolo. Anzi, eccolo. Eccolo. Ciao. Sì. Grazie, gentilissimo. Grazie, caro. Ecco, Paolo. Qua c'è anche lo zucchero, se hai piacere. Allora facciamo così, intanto ti lasciamo bere tranquillo il caffè. No, ma poi di solito lo lascio freddare. Alla fine. Come vuoi, puoi anche bere in diretta. Insomma, siamo tornati, cari lettori di Trieste Caffè, al nostro format originale col caffè in diretta. Bene, allora, tu sei capogruppo della lista appunto Franco, lista Russo. Voi siete una realtà che è presente. Ricordiamo, con tre consiglieri all'interno del Consiglio Comunale, ma siete presenti anche nelle circoscrizioni. Ed è dalle circoscrizioni che oggi voglio partire. Bene. Qual è il lavoro che avete portato in quelli che ormai sono quasi 2 anni di legislatura all'interno delle circoscrizioni, all'interno del territorio di Trieste? Ma guarda, questa è un'ottima domanda e mi dà l'occasione di ringraziare tutte le consigliere e i consiglieri di Lista Russo Punto Franco nelle varie circoscrizioni, nei vari territori. Noi partivamo con un bottino importante che purtroppo deriva da una campagna elettorale da cui siamo usciti sconfitti, ma siamo usciti con un bel bottino, dicevo, di centinaia di segnalazioni di cittadini e cittadine raccolte durante i banchetti, i classici banchetti della campagna elettorale. E quindi da quelle siamo partiti, e su ogni territorio ciascun consigliere e consigliera circoscrizionale ha cercato di portare un contributo. E non ti nascondo che ci sono alcune difficoltà che derivano in sostanza da due questioni. La prima è che siamo comunque in una condizione di opposizione, siamo in uno stato di opposizione, quindi non è sempre facile portare a realizzazione le proposte che magari anche vengono approvate nei consigli circoscrizionali. E la seconda è che effettivamente le circoscrizioni hanno una certa difficoltà a portare le proprie istanze nei luoghi dove quelle istanze possono trovare non solo ascolto e accoglimento, ma concreta attuazione. E quindi tante sono le proposte che vengono approvate, ma poche sono quelle che vengono realizzate. Abbiamo spinto sulla sistemazione di diverse scalinate, area gioco, giardini, cito una, Piazza Carlo Alberto, per citare uno dei casi, dei casi più eclatanti. Ci siamo spesi sulla zona di Maddalena, ci siamo spesi sulla zona di San Giacomo per la realizzazione di nuove aree gioco e nuovi spazi di aggregazione. Sulla zona dell'Altipiano abbiamo insistito cercando di richiamare nuovamente l'attenzione sul tema di un tram che non parte, su di una cabinovia che la maggior parte delle persone non vogliono. Questi sono tentativi messi in campo. Certo è che da forza di opposizione quello che possiamo portare è un contributo costruttivo, ma ci vuole che dall'altra parte ci sia la possibilità, la disponibilità ad ascoltare. Bene, quindi per fare una sintesi su quanto detto, le circoscrizioni oggi, per come sono, secondo te funzionano? O vanno ripensate? Le circoscrizioni vanno ripensate, ma qui è una questione, lo dico in maniera molto schietta, molto spesso in politica, e lo dico da chi è arrivato in politica da un altro percorso, c'è la tendenza a piantare bandierine. Quindi un po' ogni forza politica vuole un po' presidiare, diciamo, un tema per poter dire che poi è stata la propria forza politica a dare questa idea, a presidiare questo territorio, a coltivare un tema. E questo è successo sul tema delle circoscrizioni. Ricordo nei primi mesi di questo mandato c'era stato una fuga in avanti da parte
di adesso Trieste e di Fratelli d'Italia per proporre una riforma del decentramento. E già quella volta io dissi che è un peccato che ci siano fughe in avanti da parte di qualcuno su questo tema, e infatti la cosa è naufragata molto presto. Però c'è bisogno di una riforma del decentramento, non è che lo dico io da, come dire, nuovo consigliere comunale, ma lo dicono i consiglieri circoscrizionali, che spesso vivono la frustrazione di metterci un impegno enorme nella propria attività per poi partorire il cosiddetto topolino. Quindi sì, c'è bisogno di mettere mano al decentramento, ma quello che funziona nelle circoscrizioni è questo, è il presidio del territorio. Questo funziona avere un gruppo di persone particolarmente vicine a un territorio e che sono capaci di segnalare e di portare delle istanze su ciò che non va e ciò che andrebbe fatto. Quello che manca è che ci sia la possibilità molto più vicina di realizzare queste cose. Allora, o le circoscrizioni diciamo che non ci interessano e si fa una scelta di questo tipo, ci diciamo le circoscrizioni a noi non interessano, oppure se ci interessano dobbiamo trovare il modo di dare un po' di risorse economiche a queste circoscrizioni e allargare una parte delle competenze che sono loro affidate, dandogli la possibilità di intervenire sulle piccole questioni puntuali direttamente. Le piccole manutenzioni, i piccoli interventi che in un bilancio di una grande città forse possono essere trascurati, ma dal punto di vista della singola persona che cammina su un marciapiede, ecco, sono una questione quotidiana e importante. Molto bene, lista appunto Franco è una realtà nuova all'interno del Consiglio Comunale, ricordiamo. Riesci Paolo a trattare, a fare un bilancio su quello che è stato, ripeto, quasi 2 anni di lavoro all'interno del Consiglio Comunale? Ecco, qual è l'apporto che appunto Franco ha dato all'opposizione? Che domande difficili che fai. Ma perché Luca fa domande più facili. No, ma io ti spiego perché. Luca mi dice cosa ne pensi delle pedonalizzazioni? No, tu fai delle domande. Io ti faccio domande difficili. No, perché, ma sono contento. Perché no. Paolo. Sei molto preparato. Lo sai che sei molto preparato sui temi, segui i lavori del Consiglio, poi ci conosciamo da mille anni e quindi ho piacere un attimino di entrare più sulle cose tecniche. È una buona domanda. Come lista Russo.Franco noi siamo partiti con una realtà civica di cittadini che tendenzialmente non avevano avuto esperienze politiche o tesseramenti. E da che cosa siamo stati uniti? Siamo stati uniti dalla fiducia nei confronti del candidato sindaco che era ed è per noi Francesco Russo. E quello che è stato difficile è stato poi, una volta diventati una forza del Consiglio Comunale, fare un passo in avanti rispetto al riunirci attorno a una figura di riferimento, ma trovare una nostra dimensione. Quello che noi portiamo in Consiglio Comunale, credo possa essere confermato anche dagli altri, è un contributo di competenza, per quanto possibile, e di equilibrio, nel senso che troppo spesso i dibattiti del Consiglio Comunale finiscono in un campo ideologico che oggettivamente non è per fare i democristiani di turno, ma oggettivamente rischia di non portare nulla di buono alla discussione e di non portare a nessun risultato positivo. Quello che si vive un po' in opposizione, non te lo nascondo, è un po' di frustrazione perché tante cose che vorresti fare non hai la possibilità di farle, però piccoli contributi possono essere portati se lato maggioranza c'è anche la disponibilità ad ascoltare. Ti faccio degli esempi. Laddove c'è stata la possibilità di interloquire con la maggioranza, abbiamo portato degli emendamenti anche in sede di bilancio, abbiamo portato uno stanziamento di circa 100.000 euro per la riqualificazione del giardino Falcone Borsellino di Altura. Poi la maggioranza si è resa conto che ci aveva fatto un regalo troppo grosso e allora hanno cambiato la fonte di finanziamento per poter giustamente intestare a loro questa iniziativa, ma va bene, fa parte del gioco. Abbiamo chiesto un aumento dei fondi per la mensa della Caritas, un aumento dei fondi per
quel capitolo di spesa che è legato al sostegno scolastico ed extrascolastico delle famiglie disabili, insieme al Partito Democratico, un altro emendamento importante a favore delle iniziative a sostegno delle persone senza tetto, oppure interventi più tecnici, penso all'ultima seduta al regolamento di polizia urbana, un mio emendamento ha completato, diciamo, il perimetro del DASP urbano, mancavano alcune vie, io mi sono permesso di suggerire questa modifica alla delibera e l'assessore De Gavardo, che è persona intelligente e corretta, ha riconosciuto e ha fatto proprio l'emendamento. Quindi laddove c'è la possibilità di entrare in un dialogo, secondo me i risultati secondo me sono migliori. Poi è ovvio che c'è una cantilena che ci sentiamo dire, cioè noi abbiamo vinto e noi decidiamo e va bene, è giusto così, ma forse anche ascoltare le voci degli altri ogni tanto potrebbe essere utile. Molto bene. Allora, ricordiamo, nella giornata di lunedì, oltre 6 ore di consiglio, sì, dove eravamo presenti. Sì, sì, ci siamo divertiti. Dai. Siamo divertiti. E, anche su questo ti posso chiedere una sintesi della seduta? Sì, la seduta è filata liscia per una certa parte. Quando arrivano delibere che sono state trattate in commissione e vengono licenziate, si dice, dalla commissione con parere favorevole, finiscono ad essere votate in Consiglio Comunale senza la discussione. In questo caso possono esserci delibere che in un soffio passano in Consiglio Comunale e neanche non te ne accorgi. E in qualche modo delibere che sono passate velocemente ci sono state anche in quest'ultima seduta. Parlo di una parte dell'iter che riguarda la città dello sport di Via Locchi, parlo di ad esempio un intervento che è necessario ad un impianto di lavaggio degli automezzi di Acegas, automezzi necessari per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Poi ci sono state dei passaggi più delicati, la variazione della destinazione d'uso di alcune particelle soggette agli usi civici che rientrano nel progetto Cabinovia, è ovviamente un progetto a cui le forze di opposizione, tra cui anche Lista Russo Pontefranco, si oppongono fermamente, quindi c'è la volontà di andare a verificare ogni singolo passaggio, anche perché riteniamo che ci siano alcune delibere, che ci siano alcuni passaggi che potrebbero essere oggetto di ricorso e che potrebbero avere anche un ricorso che potrebbe anche rivelarsi fondato. E poi abbiamo parlato di regolamento di polizia urbana e lì c'è stato un po' di bagarre, ma vedi anche qui perché secondo me non c'è un rispetto dell'istituzione e dei ruoli. Ricordo che l'assessore Grilli aveva fatto proprio un emendamento che suggeriva, sostenuto anche da noi, che sosteneva un progetto di educativa di strada. Ora ci rendiamo conto che questa non è la soluzione di tutto, no? Però è un primo passo affinché l'approccio a determinate problematiche non sia solamente un approccio che si risolve armando la polizia locale o istituendo il DASPO. Proprio nella discussione che riguardava l'allargamento del territorio dove si applica il DASPO è emerso che un consigliere comune di maggioranza andava in giro in un'audizione in circoscrizione a dire che comunque questo progetto di educativa di strada non sarebbe stato rifinanziato. Ora, io credo che se c'è un assessore sociale sarà lui a doverci dire come intende affrontare determinate situazioni di disagio e di fragilità. E ritengo che se c'è un assessore, che è un assessore alle politiche della sicurezza, sarà invece questo assessore che ci dirà come intende muoversi anche in sinergia con l'area del sociale, e non certo un consigliere di maggioranza che va in giro a fare il Batman della situazione, per capirci, no? Ecco, questo credo che sia la dimostrazione di un cortocircuito in maggioranza, in cui forse a seguito anche del cambiamento di alcuni assessori certi ruoli devono essere ancora un po' ben definiti, e in cui si rischia talvolta di andare un po' in ordine sparso, e questo è evidente perché ad esempio sui temi di sicurezza e di sociale né l'assessore al sociale né l'assessore alla sicurezza ha avuto la cortesia di prendere la parola durante il consiglio e rappresentare la propria posizione. Mi è sembrata una mancanza. Buongiorno.
Buongiorno, è arrivata la nostra amata Brigida che ricorderemo sarà protagonista nella seconda parte del Top NBA di oggi. Un bacio a Brigida, bellissima, bellissima come sempre. Bene. Manca un poco, il foulard, un po' bene. Bene, un po' il bello della diretta. Paolo, dimmi. Poi alle ore 10, terminata la nostra diretta, in sala della giunta le opposizioni riunite presenteranno le proprie criticità nei confronti del cantiere della galleria di Piazza Foraggi. Ce ne vuoi parlare? Ma sì, guarda, gli aspetti tecnici poi magari li discuteremo più tardi. È una conferenza stampa che nasce anche da un documento reso noto da CGIL che evidenzia alcune criticità, quindi con un'interrogazione noi vorremmo chiedere conto di queste criticità. E stamattina, proprio in vista della conferenza stampa, ho fatto un giro in galleria per vedere com'è. E ci sono ancora alcuni tombini che devono essere sistemati perché oggettivamente al passaggio, soprattutto con gli scooter, rischiano di essere un po' pericolosi nei salti che producono, per quanto si debba andare a 30 all'ora, lo ricordo. Ma se mi permetti su questo solo una nota così di colore, un po' un commento a quell'happening che è stata l'inaugurazione della galleria. So che anche Trieste Caffè era presente, ha seguito. Abbiamo fatto numeri pazzeschi. Avete fatto numeri dobbiamo pazzeschi. Dobbiamo dirlo, oltre 1000 persone in diretta, mai successo. Ma sai, 20.000 views. Ma sai, io su sono molto felice per il vostro successo, ma francamente. Secondo te c'era poco da festeggiare? Ma sì, dai, insomma, guarda, è stata un'occasione persa, lo dico, per le forze di opposizione, per chi ha un pensiero critico e diverso, di essere lì presenti quel giorno e di. Oltre, questo l'ho detto anch'io al sindaco. Oltre ai fuochi d'artificio bisognava essere lì, bisognava essere concordi e dire vergogna. Concordo. Vergogna perché quando ti viene detto che la galleria si apre ogni 15 giorni, ogni 15 giorni ti viene detto adesso la apriamo, e te lo dice il sindaco dopo che ha fatto i sopralluoghi, le cose sono due: o il sindaco che dice una balla oppure l'impresa che dice balla al sindaco. Queste sono le cose e non so quale delle due sia più grave. Allora davanti una presa in giro di fatto, dai, perché insomma parliamoci chiaro, una presa in giro protrattasi per molto tempo, c'era bisogno che qualcuno lì, oltre agli applausi, alle stelle filanti, ai coriandoli, tirasse uno striscione e che dicesse vergogna, ci avete fatto stare 400 giorni senza questa galleria e ci avevate detto addirittura che il traffico non si sarebbe mai chiuso, cioè inizialmente il traffico. Sì, c'era l'idea del cassero. Non si doveva nemmeno chiudere. Ecco lì un'occasione persa, secondo me, da noi, forse opposizione, faccio mia colpa, per far sentire anche che non è tutto un momento magico, ma che santa pazienza, una voce critica ogni tanto nei confronti di questo sindaco e di questa gestione della città la si debba far sentire. Sì, questo devo essere sincero, concordo, l'ho detto anch'io nel corso della diretta, noi eravamo collegati dallo studio, avevamo parte della redazione presente sul posto. E voi avete fatto il vostro dovere. No, ma si è sentita, io l'ho detto anche, ho chiesto al sindaco, ho sentito, mancava l'opposizione, comunque a prescindere dalla posizione che prendeva l'opposizione in quel momento, a mio parere l'opposizione doveva essere là. Sono d'accordo con te, per questo dico che è un'occasione mancata, perché lì bisognava andare sopra la galleria e tirare giù uno striscione con scritto 421, non so quanti erano i giorni di chiusura, questo bisognava fare, ma vabbè, abbiamo perso un colpo. Ma poi insomma cercheremo di recuperare. Altre occasioni non mancheranno. Ciao, ci avviamo verso la conclusione. Paolo, io voglio farti delle domande un attimino più personali, se permetti. Sì. Dichiarazione dei redditi. No, dichiarazione. No, tanto sono pubbliche quelle della figura. Figurati. Tu sei un padre di famiglia. Quanto porti l'essere padre di famiglia all'interno dell'attività politica che svolgi come consigliere comunale? Al di là di essere un papà, io credo che dovremmo fare tutti quanti uno sforzo per pensare a questa città non solo come una città turistica, ma come una città per le famiglie. Questo sforzo non c'è. Ci sono stati degli importanti interventi a livello regionale,
c'è stato un allargamento delle disponibilità del comune, però non basta, bisognerebbe fare un piano di politiche per la famiglia a livello comunale. E quello che vorrei fare è chiedere al comune di aderire al circuito dei comuni amici della famiglia, che è un circuito che parte dal Trentino e che inserirebbe il comune di Trieste in una dinamica di rete tra tanti comuni che pensano a politiche per la famiglia. Per poter entrare in questo piano delle politiche della famiglia, tra l'altro appoggiato dalla regione che si sta muovendo da questo punto di vista, per entrare in questo network, diciamo, il comune deve redigere un piano di politiche per la famiglia. Credo che in una città che perde abitanti, che ne sta perdendo tantissimi, ci sia bisogno di mostrare che questa è una città dove poter venire a lavorare, a crescere i propri figli, dove potersi stabilire, dove poter avere i servizi che una famiglia richiede, e questo credo sia un modo per far crescere la città, perché attenzione che questo turismo che ci viene venduto come il mito assoluto purtroppo non è, perché le case, le centinaia e centinaia di appartamenti sfitti vengono venduti a facoltosi austriaci piuttosto che tedeschi, sono case che rimangono vuote, che vengono abitate saltuariamente in vari periodi. Il turismo che ci invade con le navi da crociera fa contenti baristi e ristoratori, ma fa aumentare i prezzi, fa sì che a chi ha un appartamento a disposizione che vuole metterlo in affitto sia più conveniente utilizzarlo come casa vacanze, locazioni breve, perché è più redditizio, e quindi si sottraggano appartamenti alla locazione abitativa, e quindi i canoni di affitto aumenteranno. Io non è che voglio fare l'uccello del malaugurio, ma voglio dire che per quanto sia bello cavalcare quest'onda di turismo qui nella città, che tante cose positive porta, dobbiamo non dimenticare chi in questa città vive quotidianamente e quotidianamente deve fare i conti con la propria famiglia. Chiudo, Francesco, se no parlo troppo, e parliamo di famiglie. Lo vogliamo chiedere al comune che ci dia una data di apertura degli asili, del nuovo asilo prefabbricato che verrà costruito in villa, nella villa Giconsta? Vogliamo chiedere al comune che ci dia una data di apertura dell'asilo nido, del nuovo asilo di Roiano? Santa pazienza, io non capisco, la gente è fin troppo paziente, fin troppo accomodante, fin troppo comprensiva, ma non è giusto, perché non si può continuamente dire che l'asilo aprirà, parlo di Roiano, senza dare una data. Chi amministra ha questa responsabilità di dire l'asilo sarà disponibile dal X, questa data, e farla rispettare. Anche queste, secondo me, sono politiche a favore della famiglia, per non parlare di una mia proposta che ha suscitato una reazione scomposta dall'allora assessore Matteoni. Avevo semplicemente, ma ingenuamente, proposto la creazione di punti di allattamento in giro per la città, perché l'ho sperimentato io con mia moglie in primis, che certe volte sei nella necessità di dover allattare non sempre trovi un posto idoneo, no? Sì. Allora io dico, troviamo dei punti, finanziamo questo intervento con qualche migliaia di euro, poca roba. L'assessore allora Matteoni si offese dicendo che era una sua idea e quindi che io in qualche modo la volevo, insomma, copiare, ok? Anche se io devo dire la verità, l'ho fatto con totale ingenuità, ma se vuoi sapere la verità è che ad oggi, sono passati quasi 2 anni, il comune non è stato capace di mettere in piedi quel singolo punto allattamento che aveva promesso che avrebbe realizzato. Quindi insomma, credo che sulle politiche della famiglia un cambio di passo ce lo possiamo aspettare, lo dobbiamo anche chiedere. Molto bene. L'altra domanda personale. Tu provieni dal mondo scout, dallo scoutismo. Sì. Sei stato il mio capo scout, lo è stato anche tua moglie. E quanto ti ha aiutato l'esperienza scout, sempre applicata oggi alla politica? Ma l'esperienza scout mi ha insegnato a essere concreto, laddove possibile, ad essere leale e a ricercare il confronto, no? Quando cresci, quando diventi poi capo scout, ti viene insegnato che tutto si basa sulla relazione educativa, la relazione che c'è tra il capo
e ragazzo, ed è una relazione che si basa sul dialogo, sul confronto, sulla condivisione di esperienze. Questo stile di dialogo, di confronto, me l'hanno insegnato gli scout. Penso che è una capacità che si spenda bene nel consiglio comunale, no? Laddove non sempre è lo scontro quello, come diceva, che porta al risultato migliore, ma dove forse un maggiore confronto, al di là del posizionamento maggioranza-opposizione, potrebbe dare un segnale positivo e ai cittadini, anche in tema di testimonianza, no? Perché al di là di chi è un tifoso di una parte politica o dall'altra, io penso che vedere questi politici che si accapigliano non sia una grande testimonianza di serietà per la gente, che già ce lo dimostra la percentuale così bassa di affluenza, no? Quando si vota, ecco, così poca fiducia alla gente nei confronti di chi amministra, di chi fa il politico. Bene, un caro saluto a te, a tutta la famiglia, a tutto il gruppo Scout. Paolo, ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Grazie a te. E Trieste Caffè è la casa anche delle opposizioni e di tutti. Mi fa piacere. Molto bene. E poi se fate qualcosa per la galleria, noi ci siamo, ecco. Sempre disponibili. Un caro saluto a Paolo Altin, vi rimandiamo alle prossime dirette col direttore Luca Marsi, l'amata Brigida e Noemi Israel. Parleremo di Barbie. A tra poco. Buona giornata.